Signori, buonasera a tutti e benvenuti all'ultimo comizio di questa lunga campagna elettorale. Sono lieta di presentarvi la lista numero 1 Uniti per Gricignano, che vede alla carica di sindaco il dottor Andrea Moretti. Seguono i candidati alla carica di consigliere comunale Andrea Aquilante, Alfonso Bonanno, Salvatore Cesaro, Andrea Nicola Ciardulli, Carmine Della Gatta, Enrico Della Gatta, Andrea Fiore, Attilio Guida, Antonio Lucariello, Michele Oliva. Cedo la parola al primo candidato di questa sera, Michele Oliva. Buonasera a tutti, il mio è un piccolo intervento. Siamo giunti alla fine di questa dura campagna elettorale e sento il dovere di ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto, in particolar modo la mia famiglia, gli amici che sono la mia seconda famiglia e tutti i candidati della mia lista, unitamente a tutte le persone e i componenti che rappresentano partiti e associazioni. Ringrazio tutti coloro che mi hanno ospitato aprendomi la porta di casa e guardando nei loro occhi ho visto la stessa voglia che avevano di me di cambiare. Un ultimo ringraziamento sento di farlo soprattutto a coloro che credono in me e si rivedono nella mia figura e coltivano il mio stesso sogno. Diamo questa svolta al nostro paese perché lo merita. Da parte mia c'è tutta la volontà di cambiare. Ora sta a voi esprimere il vostro voto, che spero sarà consapevole, obiettivo a cui hanno puntato i giovani di Arcadia. E con il vostro consenso, questa alle mie spalle sarà la prossima amministrazione comunale, che sarà coesa, forte come un albero di ulivo. Io per l'ultima volta vi invito a votare per questa lista, una lista di veri giovani, con il candidato a sindaco, il dottor Andrea Moretti. Bravo. E se ritenete opportuno, il 28 e il 29 ottobre, scrivete Oliva. Io sono convinto che la lista Moretti porterà un'amministrazione corretta. Bravo. Buonasera. Grazie a Michele Oliva. E adesso ci diamo la parola ad Enrico Della Gatta. Grazie, buonasera a tutti. Siamo giunti alla fine di questa campagna elettorale e siamo qui pronti per lasciarvi il testimone, per lasciare a voi l'impegno che avrete domenica e lunedì nello scrivere una cosa importante su quella scheda, il nome del vostro candidato, per poter far sì che Gricignano possa continuare ad avere un'amministrazione sana e fondata sulla legalità. Alle mie spalle ci sono due bandiere, quella dell'Italia e della comunità europea, ne manca una fondamentale, la bandiera della legalità, che è venuta a mancare negli ultimi anni a Gricignano, grazie a chi nel tempo passato ha operato in modo poco corretto. In questi giorni mi sono posto sempre una domanda: quale fosse il modo corretto di leggere il nome del capolista della lista numero 3, Sant'Agata o Sant'Agata, ma alla fine ho capito che si legge Lettieri. Grazie. Grazie ad Enrico Della Gatta e cediamo il posto a Salvatore Cesaro. Buonasera a tutti. Allora, siamo al termine della campagna elettorale e non posso esimermi da lanciare un ultimo messaggio importante e chiaro, in grado di evidenziare una volta e per tutte la completa scelleratezza e superficialità che ha contraddistinto la formazione della lista numero 3 Giovani per Gricignano, guidata dal dottor commercialista Vincenzo Sant'Agata. Cari cittadini, non dimenticate che questa pseudolista è formata da persone volutamente nuove, che nulla hanno in comune se non il proposito di sostituire vecchi amministratori,
considerati i principali protagonisti dello scioglimento delle amministrazioni comunali per infiltrazioni camorristiche. Bravo! Non dimentichiamo neppure che il Consiglio di Stato, in relazione alla vecchia amministrazione che in questa competizione elettorale rappresenta la lista Giovani per Gricignano, ha rilevato la grave situazione di disorganizzazione e inadeguatezza dell'assetto organizzativo dell'ente, l'utilizzo di risorse pubbliche in assenza di procedure concorsuali, con ricorso invece in primi casi all'affidamento diretto, la gestione delle aree pubbliche e degli impianti sportivi in deviazione della loro destinazione d'uso. Diverso invece il nostro percorso politico seguito negli ultimi due anni, in cui si vedevano nascere numerose associazioni come Noi Giovani, Movimento 5 Stelle trasformato in GIM e Movimento Democratico Poi, Gricignano Futura, di cui faccio parte, ed altre. Cari concittadini, per questo motivo sono sempre più convinto, guardando gli avversari politici, di aver fatto la scelta giusta nel candidarmi nella lista Uniti per Gricignano con il dottor Andrea Moretti a sindaco. Il nostro è un gruppo formato non solo dai candidati che vedete inseriti nella lista ufficiale, ma anche da persone che con la loro grande umiltà hanno fatto un passo indietro all'ultimo momento per il solo bene del gruppo e non, come dicono voci di piazza, esclusi dalla competizione elettorale. Il nostro è un gruppo, un vero gruppo, capace di dare peso e soddisfazione anche a coloro i quali, per scelta cosciente o per volontà di dare forma e concretezza al rinnovamento, hanno fatto un passo indietro, mettendo da parte lo spirito di protagonismo e dando così la possibilità ai professionisti, giovani professionisti, di esprimere le proprie idee. Idee nostre e non certamente quelle copiate da un programma di internet. Idee concrete e facilmente realizzabili, non basate su illazioni e fantasticherie che mai potranno attecchire sul difficile tessuto sociale che contraddistingue il nostro territorio. Cari cittadini, come si può immaginare di dare fiducia ad una lista organizzata dai principali responsabili dello scioglimento dell'amministrazione comunale? Come si può dare il proprio consenso ad una lista nata poche ore prima della presentazione delle liste? Come si può dare fiducia a soggetti che passano da un gruppo ad un altro e senza pensare di dare valide e giustificate motivazioni se non quelle accompagnate da un'affermazione in gergo napoletano: "Wagyu Allah se vince"? Io sinceramente a queste domande non riesco a trovare alcuna risposta. Concludo invitando a votare la lista numero 1 Uniti per Gricignano con il dottor Andrea Moretti candidato a sindaco e possibilmente e consapevolmente esprimendo la preferenza Cesaro. Grazie. Grazie al candidato Salvatore Cesaro e passiamo la parola ad Andrea Fiore. Buonasera, buonasera amici e cittadini di Gricignano. Voglio fare un ringraziamento ai miei familiari e ai miei amici che continuamente mi hanno sostenuto durante questa campagna elettorale, ma soprattutto a tutte le persone che mi hanno accolto in casa e mi hanno dato la possibilità di spiegare il perché mi sono candidato e quali sono le nostre idee per amministrare questo comune. Un ringraziamento particolare va ai giovani di Arcadia che hanno saputo dare con il loro impegno, con l'esperienza e la professionalità voce a questa campagna elettorale in modo limpido e trasparente. Per la prima volta nella storia di Gricignano si è dato ai cittadini la possibilità di esprimere il voto consapevole attraverso la conoscenza diretta di tutti i candidati per competenza, idee e appartenenza politica. Bravo. Dopo un lungo travaglio di commissariamento durato oltre due anni, finalmente domenica e lunedì prossimo con il vostro voto darete voce a questo paese. Per noi giovani è del tutto normale sognare. Purtroppo, come è ben noto a tutti, sono finite le stagioni delle vacche grasse. Siamo in una tremenda pressione economica. La disoccupazione è fortemente in crescita e gli enti locali hanno pochissime risorse disponibili.
Come ben tutti sanno, le amministrazioni sono soggette alla spending review, una norma che impone la razionalizzazione delle risorse, un sistema razionale di valutazione e programmazione che ottimizzi il mix di risorse umane e materiali a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Quindi lasciamo perdere le demagogie e le facili illusioni e puntiamo sul concreto. Non voglio dilungarmi troppo, anche perché il programma è stato ampiamente sviscerato, ma ci tenevo a sottolineare che Gricignano con piccoli interventi può ritornare ad essere un paese vivibile. Sì, perché Gricignano non ha bisogno solo di grandi opere, ma soprattutto di una gestione oculata e trasparente della macchina comunale. Con grandi idee e poche risorse possiamo ridare dignità a questo paese. Nel corso di questa campagna elettorale ho potuto constatare quanto le famiglie siano vessate dalla recessione economica che ormai da qualche anno affligge l'intera Italia. Ho amaramente riscontrato un forte tasso di disoccupazione, non soltanto giovanile. Persone che da mesi non lavorano e non percepiscono lo stipendio, per non parlare della mancanza di risorse per garantire ai figli un'adeguata istruzione. È per questo che mi impegnerò molto nel sostenere le associazioni che si occupano di assistenza per le famiglie bisognose, in quanto svolgono un ruolo fondamentale e complementare a quelle dell'amministrazione. Voglio concludere questo breve intervento con un invito agli amici e a tutti i cittadini. Domenica 28 e lunedì 29, non sprecate voti, votate la lista numero 1 e scrivete più ore. Buonasera. Ringraziamo anche Andrea Fiore ed ora è la volta di Andrea Aquilante. Prego. Buonasera. Finisce allora questa campagna elettorale, perlomeno diciamo, per quanto riguarda i comizi, diciamo, un senso di sollievo e anche un principio di tristezza in fondo all'anima. Questo l'ho copiato. Mi sono rivisto poi nel video e diciamo che non mi è piaciuta la parte finale, preso un po' dalla passione, non vi ho salutato tutti qua, non vi ho salutati come meritavate, per i tanti applausi di incoraggiamento che mi avete fatto e anche per gli attestati di stima, i complimenti che ho avuto ieri ed oggi per il mio intervento. Vi ringrazio tutti di cuore. Un primo risultato ritengo importante, lusinghiero, per me l'ho già ottenuto, al di là del risultato elettorale, è quello di riuscire, sono riuscito, senza offesa per nessuno, a calamitare su di me un'intera lista. C'è la lista numero 3, tutti uniti contro un semplice candidato a consigliere comunale. Bravo! Vedrete quello che vi combineranno dopo, perché sono stati fortunati e il sorteggio li ha premiati. Ecco, io proprio per questo ritengo che io alla fine sono già soddisfatto per questo, perché io alla fine sto semplicemente cercando di lottare insieme agli altri anche per questa sana e corretta lotta alle preferenze interna alla nostra lista. Quindi sono più impegnato in questo che invece mi devo occupare di un'intera lista che mi attacca. Io per questo colgo l'occasione per chiedere ancora una volta di darmi una mano, di aiutarmi votando la lista di Andrea Moretti e di darmi la preferenza, perché per come sono andate le cose, se dovessi far parte dei tre che purtroppo non saranno eletti, dovrò chiaramente rivedere, non lo so come. E quindi vi chiedo veramente di cuore di darmi una mano e di... Bravo! Dicevo, domani c'è la famosa pausa di riflessione per quanto riguarda questa campagna elettorale che a me fino a questo momento è costata 350 euro tra manifesti e qualche bigliettino, queste cose qua. Non lo so gli altri quanto stanno spendendo, io penso che al massimo qualche pizza andremo a fare con gli amici e forse arriverò ai 500 euro. Il sorteggio è stato a voi favorevole, ma non voglio assolutamente minacciare, ma vi posso garantire che tutto quello che direte dopo sarà usato contro di voi.
che la... domani c'è la pausa di riflessione, poi andremo al voto, ma la politica non finisce. Martedì sarà di nuovo politica, saremo tutti liberi nuovamente di parlare. Io risponderò punto per punto, perché mi piace quando mi attaccate, risponderò punto per punto dal comizio di ringraziamento che faremo dopo che avremo finito. Non l'abbiamo nemmeno concordato, non so se e quando lo faremo, ma ci sono anche altri strumenti per rispondere a tutto ciò che mi direte stasera. Ci sono i video su internet, perché dovete sapere che la piazza può contenere 300, 400, non lo so, però su internet stanno avendo un successo incredibile. I video dei comizi, di tutti i comizi, raggiungono anche 2000 viste, sono numeri che ci dà direttamente YouTube. Se immaginiamo che dietro al monitor ci sono perlomeno 2-3 persone, direi che sono risultati veramente sbalorditivi. Quindi anche attraverso qualche video, non vi preoccupate, martedì vi risponderò. Quindi vi potete pure sbizzarrire. Va bene, comunque il tempo a disposizione è poco, neanche questa sera ho la possibilità di parlarvi del programma, di nessuno degli argomenti. Non ci provo perché, ripeto, poi sarà il sindaco Andrea Moretti a parlarvi del programma in modo più approfondito. Io voglio semplicemente prendere un impegno da questo palco così pubblico, che è qualcosa che ho già detto attraverso i video anni fa. Quando vi dicevo io vi racconterò tutto, voglio mantenere l'impegno, perché abbiamo già stabilito all'interno della nostra alleanza che la nostra sarà una amministrazione trasparente e partecipata. Ecco, tutti dobbiamo contribuire affinché l'entusiasmo che si è creato intorno a questa campagna elettorale continui anche dopo le elezioni. Mi auguro che le tante associazioni nate sul territorio continuino a fare politica, ad interessarsi della cosa pubblica. Libera, la mia associazione lo farà sicuramente. Un altro elemento importante per mantenere vivo l'entusiasmo intorno alla politica, diciamo, un'altra grossa responsabilità la avrà l'opposizione, perché spetta a loro vigilare sull'attività della maggioranza. Noi a Gricignano siamo abituati, non sempre abbiamo avuto una buona opposizione. Io faccio qualche pronostico, mi rivolgo probabilmente ai due commercialisti che probabilmente siederanno nel banco delle opposizioni, mi auguro che riusciranno a mantenere qualche mese e che non si dimetteranno come hanno fatto già qualche loro chi li ha preceduti. Speriamo che l'opposizione faccia il suo dovere e che possa servire a far sì che la gente continui ad interessarsi e a partecipare alla cosa pubblica. Per quanto mi riguarda, io ritengo che la trasparenza e la partecipazione sia, soprattutto la trasparenza, sia essenzialmente informazione. Sono convinto di questo e per quello che ultimamente mi sto occupando nella mia vita penso di essere la persona adatta a potervi dare qualche garanzia in merito. Già, come ho detto, vi terremo aggiornati sempre su quello che sarà l'attività della nostra amministrazione. Già il sindaco in più di un'occasione ha parlato di consigli comunali che si terranno di sera, in modo che tutti potranno partecipare. Io mi impegno anche con gli strumenti che abbiamo a disposizione a fare delle riprese video, almeno per i comizi interessanti, in modo che la gente a casa possa tranquillamente vedere ed ascoltare e partecipare. Un'altra idea, c'è già il sito web del comune che già funziona, probabilmente io ritengo che sia da migliorare, non è, diciamo, molto comprensibile e quindi lo perfezioneremo. Penso anche, dopo il successo del gruppo Facebook Elezione 2012, a un gruppo Facebook ufficiale del comune dove posteremo ogni argomento della vita dell'amministrazione, dove tutti i cittadini potranno contribuire, potranno criticare, potranno dare delle osservazioni, anche dei suggerimenti, perché no? Ecco, questo è l'impegno che io posso prendere questa sera. Il tempo non mi è clemente, devo lasciare la parola al sindaco Andrea Moretti, e quindi l'ultimo appello è quello di votare la lista numero 1, la lista di Andrea Moretti, e vi prego, datemi la preferenza per realizzare questi sogni. Buonasera. Ringraziamo anche Andrea Quilante ed ora cediamo la parola al nostro capolista Uniti per Gricignano, nonché il dottor Andrea Moretti.
Buonasera a tutti. Cittadini di Gricignano, elettori e elettrici, siamo giunti ormai al termine di questa campagna elettorale, una campagna elettorale lunga ed appassionante, perché iniziata di fatti all'indomani dello scioglimento del Consiglio Comunale e continuata anche nel periodo del lungo commissariamento. Nei comizi e nei dibattiti che si sono tenuti in questi giorni abbiamo avuto modo di descrivere i nostri programmi e la nostra futura azione politica amministrativa, rivolta soprattutto alla risoluzione delle emergenze che affliggono la nostra comunità, causate dalla passata maggioranza consiliare e non del tutto risolte anche dopo il lungo commissariamento. E quindi non è il caso di prolungarci ulteriormente su quanto riguarda i programmi, perché sono stati ampiamente sviscerati. Quello di questa sera sarà solo un appello al voto. Se ci onorerete della vostra fiducia, già da martedì mattina ci metteremo subito al lavoro e stileremo un programma urgente che potremmo definire un programma dei 100 giorni, cioè una serie di soluzioni immediate per quanto riguarda alcune emergenze che affliggono la nostra comunità e che già in altre circostanze abbiamo avuto modo di affrontare, in modo che in tempi celeri saranno affrontate queste tematiche come la crisi dei rifiuti, la raccolta differenziata, la modifica dei regolamenti, per andare subito incontro all'esigenza della cittadinanza. I nostri primi due obiettivi da raggiungere saranno la risoluzione dello spettacolo indecoroso dei tanti cumuli di rifiuti e l'avviamento di una significativa e consistente riduzione dei tributi comunali, facendo di tutto per cercare di portarli al minimo consentito. Senza dimenticare l'emergenza ambientale dovuta alla famosa puzza estiva e di cui tanto abbiamo dibattuto in questi giorni. La lista Uniti per Gricignano si farà carico della risoluzione di questi e di altri compiti, perché raggiunge in sé le persone, le competenze e le energie giuste per affrontarli e quindi per voltare definitivamente pagina. Diceva Benedetto Croce: il politico onesto è il vero politico capace. Se un politico ha fatto politica ed ha amministrato con correttezza ed onestà, ritengo possa rappresentare solo un valore aggiunto se torna ad amministrare. L'età anagrafica, ricordate, non conta, ma è solo un debole pretesto che qualcuno usa per delegittimare la candidatura del sottoscritto. Cittadini, si giudica forse un buon medico o un buon giudice dall'età invece che per l'onestà e l'esperienza. Si può avere 20 anni spacciandosi per uomini nuovi e cimentandosi in politica per la prima volta con le idee compassate e vecchie degli esempi da cui si trae ispirazione. Allo stesso modo si possono avere 50, 60, 70 anni ed avere idee brillanti ed innovative portate avanti con onestà, entusiasmo e la fede di un ventenne. La parola rinnovamento, inoltre, è stata più volte ripetuta durante quest'ultimo mese,
Qualcuno ha provato anche a strumentalizzarla, tentando di interpretarla solo per i propri fini elettorali. Per questo mi preme sottolineare che rinnovamento non deve essere una parola di cui fregiarsi o vantarsi e da ripetere a gran voce per autoconvincere se stessi o i propri interlocutori. Esso va attuato sì negli uomini, ma soprattutto nello spirito che deve animare un'amministrazione. La storia ci insegna che tutte le comunità, anche quelle più primitive, hanno scelto nei propri governi guide esperte, sagge, affidabili e sicure. Queste prerogative che il sottoscritto ritiene di possedere si acquisiscono solo con la giusta maturità e il passare degli anni, al di là delle competenze strettamente tecniche. Ho anche avuto modo di ascoltare dagli altri candidati che solo esperti di numeri potrebbero raggiungere l'obiettivo di far quadrare i conti. In questa determinata congiuntura storica, il sottoscritto è medico, senza ombra di dubbio, non è un commercialista, ma ritengo di aver maturato una buona esperienza tecnica amministrativa nel corso degli anni, anche attraverso uno studio attento e costante, talvolta anche autodidatta, di tutte le carte e la documentazione comunale, riuscendo sempre a far quadrare i conti, un po' come fanno un padre o una madre di famiglia, fatta naturalmente le debite proporzioni per la gestione di un bilancio familiare. Questa prerogativa il sottoscritto l'ha già dimostrata nei suoi precedenti mandati di sindaco. Infatti, nonostante le tante passività ereditate, sono sempre riuscito a sanarle e a produrre avanzi di bilancio ed investimenti, lasciando inoltre il comune sempre in buona attività. La crisi economica generale e la mancanza ormai cronica di posti di lavoro hanno influenzato i contenuti di questa campagna elettorale. Purtroppo sono molti quelli che si sono piegati alla logica dello scambio di voto per un tozzo di pane o un posto di lavoro, anche solo per pochi giorni o, nella migliore delle ipotesi, un lavoro a 3 mesi. Comprendiamo certe necessità, ma vi invito comunque ad esprimere un voto libero e a votare chi meglio possa sviluppare in futuro un progetto occupazionale di tipo generale per la nostra zona industriale, interpretando le esigenze di tutti e non del singolo cittadino. Fidatevi del sottoscritto. Fidatevi di chi negli anni ha sempre dimostrato una spiccata sensibilità verso certe tematiche sociali. Stare vicino alla gente, interpretarne i bisogni, dare la propria disponibilità professionale e sociale. Molte opere pubbliche ad indirizzo sociale sono state realizzate negli anni del mio sindacato. Le strutture scolastiche, le strutture sportive, le strutture ricreative per il tempo libero e il verde pubblico. Vi garantisco che continueremo su questa scia per migliorare sempre più il nostro paese e la nostra comunità. La vera novità di questa campagna elettorale è che i contenuti sviscerati in quest'ultimo mese sono stati argomenti di discussione non solo nei pubblici comizi,
ma anche nelle interviste rilasciate ad associazioni locali e alla rete Internet, incluso il dibattito che abbiamo avuto con gli altri candidati sindaci. Gricignano, lasciatemelo dire, con questa campagna elettorale ha fatto passi in avanti nell'ambito di una maggiore partecipazione, soprattutto giovanile, alle dinamiche locali, che rappresenta quel giusto viatico per la formazione delle future classi dirigenti. Le tante associazioni sociali, culturali e politiche costituite negli ultimi anni dimostrano che il nostro paese è vivo e maturo, nonostante il marasma politico-amministrativo degli ultimi anni. Il mio augurio è che queste associazioni continuino il loro percorso di crescita e maturazione anche e soprattutto dopo le elezioni, per vigilare sull'operato dell'attività amministrativa, divenendo controllori severi ed imparziali, segnalando e divulgando eventuali irregolarità ed abusi che possono insorgere in una amministrazione non virtuosa. Tutto questo potrà consentire un reale scambio di vedute tra comune e popolazione, grazie all'interfaccia delle nostre realtà associative, con un confronto sempre più proficuo e costruttivo, pensando alle future generazioni e non alla prossima elezione. Solo con una collaborazione costante tra l'istituzione comunale e la società civile potremo sviluppare una sinergia positiva e una unione di intenti, di cui beneficerà sicuramente tutta la nostra comunità. Non a caso, la nostra lista ha un nome emblematico: Uniti, Uniti per Gricignano, perché solo restando uniti anche in futuro riusciremo ad attraversare incolumi le burrasche determinate dagli eventi e dalle congiunture nazionali ed internazionali, scongiurando improduttive e sterili navigazioni a vista. Inoltre, abbiamo assistito all'impetuoso ingresso di Internet e degli altri social network nelle discussioni politiche locali, insieme alle registrazioni dei dibattiti, pubblici comizi ed interviste che contribuiranno a dare ancora più una connotazione storica a queste elezioni comunali. Stiamo avvertendo, come già affermato il nostro candidato, che questa campagna elettorale è la più bella e nel contempo la più importante per la nostra comunità. Lo scioglimento per infiltrazione camorristica del Consiglio Comunale è stato un'onta immeritata per una popolazione attiva e laboriosa come la nostra. Il mio augurio è che rappresenti solo una triste parentesi della nostra storia politica e vi assicuro che con il nostro impegno, a partire da martedì mattina, getteremo le basi affinché un terremoto politico amministrativo di queste proporzioni non si ripeti mai più. L'alba di martedì mattina sarà quella di un nuovo inizio per Gricignano e ripartiremo con forze e tenacia ancora maggiori, consci che il lavoro da fare purtroppo sarà tanto. Ma non ci sottrarremo, statene certi, alle responsabilità ed ai sacrifici che gli eventi ci spingeranno a compiere. Questo perché, così come già è stato ripetuto anche da altri candidati della mia lista, siamo un gruppo coeso, forte, motivato,
costituito da persone oneste che sapranno accettare anche suggerimenti o critiche costruttive che potranno arricchire il nostro percorso amministrativo. I giovani della lista Uniti per Gricignano sapranno intercettare le vostre esigenze ed interpretare le necessità di una comunità ormai matura come la nostra, con dedizione e spirito di sacrificio verso la cosa pubblica. E sono convinto che sapranno interpretare anche quelle legittime aspirazioni e rivendicazioni della parte giovane e dinamica della nostra comunità, poiché ne fanno parte loro stessi. Il futuro di Gricignano è nelle mani dei nostri giovani e il sottoscritto sarà per loro una guida responsabile e imparziale, valorizzando le loro competenze. La speranza è quella di poter aiutare la maturazione di una nuova classe politica sana, privilegiando la meritocrazia e tenendo fuori gli affaristi dalla casa comunale. Solo ripartendo da principi e valori antichi, ma sani, che abbiamo ereditato dai nostri laboriosi antenati e stando dalla parte della legge e della giustizia sociale, possiamo iniziare un percorso politico, civile, culturale, che possa consentire una crescita compiuta e durevole nel tempo. Daremo concretezza alla nostra azione amministrativa lasciando da parte visioni illusorie che tendono a sbiadirsi quando poi si inizia a governare. Daremo risalto e precedenza alle priorità, facendo appello anche al vostro aiuto e alla vostra collaborazione, cari concittadini, perché le problematiche da affrontare sono davvero tante. Non credete alle storielle che potranno raccontarvi. Ricordate che la bacchetta magica non può averla nessuna, perché essa stessa è una invenzione delle favole per bambini. Bravo! Voglio concludere, anche perché abbiamo cercato di darci dei tempi abbastanza ristretti, perché purtroppo massimo noi possiamo parlare per un'ora per ogni lista, e quindi poi tra un comizio e un altro ci sarà una pausa, e quindi dobbiamo stare ai tempi concordati anche con il prefetto ieri nella riunione di ieri a mezzogiorno. E quindi voglio concludere questo mio intervento con una frase di un senatore americano scomparso qualche anno fa e che mi ha colpito molto. Ogni generazione ha appuntamento con una diversa realtà e le risposte di una generazione diventano le domande di quella successiva. Il nostro lavoro punterà a lasciare un'eredità di normalità e legalità ai più giovani, che saranno chiamati a rispondere ai quesiti degli eventi futuri, invitandoli però a trarre spunto dai veri esempi positivi che la nostra comunità potrà offrire loro. Vogliamo una Gricignano pulita e vivibile, vogliamo una Gricignano libera da qualsiasi tipo di mercanzia illegale, vogliamo una Gricignano partecipativa e culturalmente viva. Vogliamo una Gricignano attraente per insediamenti produttivi e lavorativi. Vogliamo una Gricignano con servizi al cittadino reali e non solo scritti sulla carta. Vogliamo una Gricignano che privilegi la scuola e la formazione. Vogliamo una Gricignano che cresca urbanisticamente in maniera ordinata. E vogliamo infine una Gricignana che sappia coltivare la memoria storica, viste le nostre comuni origini, dei sacrifici dei nostri antenati. Bravo! Bravo! Noi siamo la vera ragione per cui essi sono esistiti. Ed è anche per loro che dobbiamo da martedì
rimboccarci le maniche per far sì che la nostra comunità ritorni ad essere un modello virtuoso da imitare per le altre realtà della nostra provincia e non solo. Grazie cittadini, il 28 e 29 ottobre votate e fate votare la lista numero 1, la lista Uniti per Gricignano, che sicuramente con il vostro appoggio ci porterete alla vittoria. Chiudiamo qui il nostro comizio e quindi daremo la possibilità ad altri di parlare dopo di noi, dopo la pausa, così come prescritto e così come concordato. Poi naturalmente, come già ha riferito anche l'architetto Aquilante, vedremo anche quello che succederà nei prossimi comizi e quindi noi non ci terremo niente, perché risponderemo rima per rima e su tutte le cose che ci attaccheranno, a partire già dalla settimana prossima e da martedì. Grazie a tutti. Signori, grazie e buon proseguimento di serata. Buonasera.